profa, esilarante, puntata del Renzi Rap Show! Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera Presidente Renzi. Buonasera e benvenuti a Renzi Death Show. Sì. Uno spettacolo, signori miei, che sì. mischia musica, magia, comicità sì. e manovre economiche da 80 miliardi. E tocca al pubblico capire la differenza. Non cominci. Avete già cambiato residenza sul passaporto, sbrigatevi. Perché con tutte queste riforme che ho fatto, questa non è più l'Italia, è la Svezia! Senta, va bene, Presidente, va bene, non è il caso però di fare sempre il Renzi Show, no? La correggo? Cosa? La correggo subito. Perché? Perché questo è il Death Show. Sì, va bene. Ma lo sa cosa vuol dire Death? Sì, sì, lo so. Dov'è la fregatura? No. Decreto esageratamente fighissimo. Ma no. Disegno economico fantascientifico. Ma cosa dice? O Duran Duran e Roy Forever. Senta, allora guardi che DEF sta per documento economico finanziario. Signori miei, sentite come suonano vuote e tristi queste parole. Economia, finanza, vabbè, ma parole sono... senza poesia. Ma chi sa? Chi di voi si è mai commosso leggendo un'aliquota? Ma non bisogna commuoversi. Allora io vi chiedo, signori miei, in questi anni di inquietudine e di angoscia, è più importante la finanza oppure l'amare? Ah, no, ma la mano non faccio sempre queste. Quanto è amaro contare oro senza amare? E quanto invece conta amare ora senza remora? Non è importante avere da parte dei valori, ma dar valore a quella parte che si chiama... Meno male. Cuore. Sì. Senta, cosa dice ogni volta? Senta, ci parli concretamente dei provvedimenti che ci sono nel DEF. Infatti, è quello che stavo per fare. Benissimo. Basta chiacchiere. Bravo. Tenetevi forte, allacciate le cinture, attenti a non scottarvi, perché queste sono riforme... No, la prego, non faccio. Ma non perché al primo posto c'è... Sì, vediamole. L'aumento delle tasse alle banche! Ah, vero, vero, interessante. Mamma mia, che stangata che ho dato alle banche, signori miei. Sì, è vero. Sapete qual è il rischio? Quale? Quale? Che con una cosa così di sinistra, alle europee, c'è pericolo che io voti PD. Vabbè, aspetta, per favore, sia serio. A me serio? Eh sì. A me serio? Certo. Signori miei, ora io vi farò vedere delle immagini fortissime. Ah, come sono? Scusi. Le immagini com'è che sono? Immagini. Che chi dica? Mamma mia. Signori miei. Sto vedendo immagini fortissime. Sì. Immagini. Che chi ci sta? Che chi ci sta? Cosa fa? No. No. Senta, no. Non è il caso. No, ma no. Addirittura. Allora. Immagini, diceva. Immagini? Sì. Che chi ci sta? Sì, che chi ci sta? Seguendo da casa ed è debole di cuore, non dovrebbe guardare. Ah, addirittura. È l'immagine di un banchiere dopo che gli ho comunicato l'aumento delle tasse. Addirittura, vediamola. No, vabbè. Ma no. Visto? Con un solo DEF abbiamo fatto pagare le banche e liberato pure un posto di lavoro! No, senta, ma era un attore, è tutto finto, è un attore. Signori miei, siamo tutti attori in questo palcoscenico che è la vita, no, ma ora è il momento del preventivo number 2! Ok, vediamo. Il provvedimento numero 2 è il tetto agli stipendi dei manager pubblici! Oh, è vero. Questa non è una promessa, è un fatto, ci sono le prove. Ah sì? Questa è la foto del presidente dell'Eni Scaroni,
dopo che ha preso la sua nuova busta paga. Ma no, ma la smetta. Cosa fa? Che freddo. Cosa fa? Scusate, qualcuno ha lasciato la porta aperta. Ma cosa dice? No, è il vento del cambiamento di Renzi. Vabbè, ma la smetta. Ma non può andare avanti a battute. Non perdiamo tempo. Non perdiamolo. Perché siamo al top della classifica. Sì. La riforma numero uno, la più importante. Oh. Una riforma che quando l'ha anticipata Obama, lui mi ha risposto, minchia. Una vabbè, riforma... certo. Sicuro. Sì? Mi piace tanto, tantissimo. 50, vabbè, ma di cosa? Vabbè. Una riforma così sconvolgente che a confronto alla rivoluzione francese sembrerà una partita a bocce in spiaggia. Vabbè, un cambiamento tale che non si vedeva da quando Copernico ha scoperto che al centro dell'universo non c'era la Terra, ma Renzi. Non esageri, guardi, non esageri. In cima alla classifica delle riforme del DEF c'è l'abolizione degli enti inutili. Questa è molto bella, giusto? Erano tanti, tantissimi, 50. Taglieremo il CNEL. Il CNEL, sì. Taglieremo l'ACI. L'ACI, giusto. Ma quello più grosso, quello più inutile, quello che da anni rovina le finanze degli italiani senza produrre nulla, l'abbiamo già tagliato ed è il PD! No, ma no. Signori miei, segretario. Il PD è così inutile che al supermercato lo trovi vicino alla birra analcolica. Ma non è vero, ma lei è il segretario, ma scusi. Il PD è un ente così inutile che fuori dalla porta c'è scritto si prega di far entrare almeno i cani. Ma non è vero. Il PD è così inutile che nel mio cellulare l'ho salvato come coso demo qualcosa. Senta, sta esagerando, no? No, ve lo posso anche dimostrare. E come? Con la nostra rubrica sì? Affonda o galleggia. Perché deve Colleghiamoci fare... con Graziano. Graziano, mi senti? Ma perché? Sì. Ma cos'è? Sì, Matteo. Ma ciao, cos'è Graziano. Sta roba? Ti sento. Ecco, ma ascoltami, ma mi senti o mi adori? Ma ti adoro naturalmente, ma non solo io, perché qui tutti ti adorano. Fammi sentire, ma quanto mi adorate? 50! 50! Ma perché sta... Senti Graziano, è tutto pronto per la prova? Qual è la prova? Sì, è tutto pronto, certo Matteo, abbiamo la vasca, abbiamo l'acqua, abbiamo il cervello di Vannino Chiti, della minoranza del PD. Ma no, bellissimo. Venuto da una nostra svoltina. La svoltina, signori miei, addirittura. Stiamo per assistere ad una prova di altissimo valore scientifico. Sì? Il cervello di Chiti. Ma perché? Affonderà o galleggerà? Ma povero Chiti. Vai svoltina, lascialo andare. Sì, vediamo. Galleggia, vabbè, certo. Anzi, è talmente leggero che guardate, vola via! Ma basta, ma... Grazie, andiamo, chiudiamo il collegamento, grazie Renzi. Graziano. Senta, Presidente Renzi, parliamo di cose serie. Tra i tagli non ci sono quelli alle spese militari, in particolare gli F-35. Signori miei... Cosa c'è? Io potrei dirvi... che acquistare F-35 da un punto di vista industriale non porta a nulla. Ah. Che abbiamo e dobbiamo solo rispettare dei patti che svantaggiano la nostra economia. Che sono tecnologicamente arretrati. Addirittura. Di cui non si sanno i costi di manutenzione e i costi che può sviluppare. Che non creano un vero indotto. Ah. Che ci legano tecnologicamente e finanziariamente agli Stati Uniti. Che l'Italia ripudia la guerra e che in tempo di crisi compriamo cacciabombardieri. Preferite sentirmi dire tutto questo? O forse sentirmi dire che è il momento dell'ospite? Ma stava dicendo cose interessanti. Signori, è il momento dell'ospite, siamo arrivati al momento clou dello show. Ma quello che tutti voi stavate aspettando, è qui con noi stasera un amico, ma anche un maestro, ma soprattutto un grande showman. Signore e signori, ladies and gentlemen, l'unico, inimitabile, incandidabile, Silvio Berlusconi! No, addirittura!